Live Social. Bentornati con noi amici di Live Social, siamo di nuovo qui sempre su Radio Veronica One. Anche questa sera la luce del nostro salotto radiofonico è rimasta accesa e siamo in compagnia di Massimo Capello e Margherita Guccione, presidente e allieva dell'Accademia di Scherma I Duellanti. Intanto, ciao ragazzi e benvenuti. Ciao. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi per essere qui. Allora, dunque, la vostra Accademia di Scherma si occupa di scherma storica, ok? Esatto. Che è diversa da quella olimpica. No? Che magari è un pochettino più conosciuta, perciò come prima domanda ovviamente vi chiederò di raccontarci che cos'è la scherma storica, in che cosa consiste e ovviamente quali sono le differenze con quella olimpica. Allora, brevemente, perché sennò veramente il discorso sarebbe molto lungo. La scherma storica è sostanzialmente quello che viene, diciamo, prima, okay. Le origini, diciamo, della scherma, che poi si traduce naturalmente in quello che poi adesso è la scherma olimpica. Praticamente le differenze sostanziali tra le due discipline è che, come vedete voi normalmente in televisione, nella scherma olimpica si lavora in una pedana, perciò sì, uno di fronte all'altro. Invece nella scherma storica si lavora in un quadrato o in un cerchio, okay. Perciò esattamente come veniva fatto un vero duello, quello, esatto, che noi rappresentiamo poi nella nostra arte è proprio il duello, cioè, mm-hmm, quello che veniva fatto ai tempi. E oltretutto noi quello che facciamo lo studiamo naturalmente sui trattati di scherma, che pochi sanno l'esistenza, okay. Conosciamo i trattati di medicina, di geometria, di qualsiasi altra disciplina, ma ci sono dei veri e propri trattati di scherma. Fantastico. Esattamente, dal 1300 in poi, dove noi possiamo, ottimo, leggere, studiare e praticare, approfondire la tecnica, esatto, eccetera, e per metterla in pratica. Pazzesco. Quindi diciamo, forse la scherma storica è un po' quella che magari viene anche insegnata, non so, magari degli attori che quando devono interpretare dei anche sì, esattamente quella, e che però nella nostra, diciamo, disciplina diventa scherma scenica o teatrale, okay. Di cui facciamo, okay, anche questo, noi prepariamo anche, perfetto, in effetti gli attori proprio per questa cosa che fanno, no? Mi sta venendo in mente la maschera di Zorro con Anthony Hopkins e Antonio Banderas, che nel cerchio, non so se ve lo ricordate. Assolutamente, certo. Sì. È uno degli esempi principali. Nel cerchio, assolutamente, sì, facevano il duellino. E quindi quello, più o meno possiamo dire. Sì, quella è scherma scenica, che però deriva sempre dallo studio. Le tecniche poi sono quelle. Esatto. Fantastico. Quindi all'interno della vostra Accademia Duellanti, in che cosa consiste la vostra attività? Cosa fate? Allora, sostanzialmente abbiamo dei veri e propri corsi d'accademia, sì, perciò studiamo esattamente tutta la parte sia tecnica e che storica, naturalmente, che, mm-hmm, uniamo alla parte tecnica, e insegniamo ai nostri allievi sostanzialmente a riprodurre dei duelli. Perciò abbiamo delle protezioni, diciamo, molto più importanti, a differenza della scherma olimpica, sì, proprio perché abbiamo delle armi più importanti, perciò, sì, sono più pesanti, sono armi fatte sempre oggi, naturalmente riprodotte come quelle dell'epoca, naturalmente con le caratteristiche di sicurezza, certo, di oggigiorno. Perciò questo facciamo, noi facciamo lo studio, tecnica, storia, e poi chi vuole a questo punto può prendere sia la parte, diciamo, torneistica, sì, o semplicemente per farlo per un puro piacere personale, per una crescita personale. Sì, come una qualsiasi altra attività sostanzialmente. Ma lo possono fare tutti? Ci va una preparazione atletica di un certo tipo? Assolutamente no, okay, la possono io fare ho cominciato tutti. Da zero, il primo zero sport della mia vita, quindi, okay, assolutamente lo possono fare. Sì, sì, esatto, sì, sì. Partiamo dai bambini da 5 anni, ecco, quindi fino, anche i bimbi lo, sì, fanno, sì, sì, fantastico, assolutamente, da 5 anni a 90 ci stiamo dentro. Fantastico. Margherita, quindi tu, sì, raccontaci un pochettino la tua esperienza, nel senso, come mai hai scelto di fare scherma storica, come l'hai incontrata? Allora, io un po' per passione, un po' anche per studi, sono un po' cresciuta conoscendo tanti di anche quei film di cui si parlava prima, sì, storici, eccetera, sì, perché avevo un po' questo pallino del Medioevo che sono andata poi anche a studiare di mio, okay, e anche un po' questo ideale del cavaliere con l'armatura, mm-hmm, le armi, sì, e quant'altro. Quindi mi ha sempre un sacco affascinato poi vederle riprodotte come tecniche di combattimento. Sì.
E poi a un certo punto ho scoperto che una ragazza che conoscevo, una mia amica, frequentava già la loro accademia da qualche anno. Mm-hmm. E poi mi sono lanciata, le ho chiesto informazioni, adesso è quasi un anno che frequento la scuola anch'io. Ok, devo ti piace? Sì, fantastico. Tanto, a livello di sport principalmente, perché poi effettivamente si fa sport a tutti okay. gli effetti. Però devo dire che ho anche trovato un ambiente a livello umano che mi ha coinvolto tanto, che mi fa sempre passare il tempo insomma in maniera positiva, allegra uh-huh. e piacevole. Okay. A volte anche extra quello che sono le attività sportive a tutti gli effetti. Certo, quindi insomma ho trovato degli amici, esatto. sul serio, nelle varie sedi ci sono persone insomma che meritano veramente dal punto di vista personale. Beh, anche perché avete una passione in comune, quindi quello già è... Sì. Esatto. È una parte fondamentale per creare insomma dei legami, no? Sì. Quando ci piacciono le stesse cose, c'è del materiale in più di cui parlare o comunque che ci lega sicuramente di più. Tornando al discorso sportivo, esistono quindi dei tornei, mi dicevate, di scherma storica? Sì, esistono dei veri e propri tornei, come dicevo prima, sono appunto, abbiamo diverse tipologie, perciò ci sono dei tornei addirittura di scherma scenica, teatrale, sì. perciò ci sono dei veri e propri campionati anche in questo senso. Bellissimo. Ci sono dei tornei invece più sportivi che si chiamano EMA, sostanzialmente, dove lì viene rivolto proprio la parte diciamo più agonistica sì. e più sportiva okay. della disciplina. Okay. Invece in quella scenica e teatrale naturalmente si cura invece una situazione diversa, abiti e anche tecnicamente si tira in un modo diverso sostanzialmente. Proprio è quasi come ci fosse un po' una coreografia. Esatto, sì. si studia ecco. proprio tutta una coreografia. Un po' come il ballo. Esatto. Esatto. Sì, 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 bellissimo. Sì. Io non sono un'appassionata di sport, devo dire in generale, però la scherma, mi ricordo fin da bambina, non l'ho mai fatta, però è sempre stato uno sport che mi attirava perché era proprio completamente diverso da tutti gli altri e quindi attirava molto quello e il tennis, gli altri basta, non mi piacciono. Bene. Quindi insomma bene, però molto 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 interessante. Io vorrei dare l'opportunità a chi ci sta ascoltando in questo momento insomma di come dire, poter reperire qualche informazione o passarvi a trovare o iscriversi ai vostri corsi in caso appunto fosse interessato. Quindi lascerò dei riferimenti, uno è il numero di telefono 339 4800 271, ovviamente l'indirizzo dell'Accademia via Imaro Franco numero 1 a Moncrivello in provincia di Vercelli, e potete ovviamente andare a visitare il sito web www.iduellanti.com, la pagina Facebook Accademia I Duellanti, la pagina Instagram iduellanti.accademia _ scherma, oppure ancora inviare una mail a info@iduellanti.com. Ho detto tutto corretto? Perfetto, sì, tutto corretto? Decisamente. Ottimo. Sì. Anzi, oltretutto sul sito, poi appunto chi avrà il piacere di andare a vedere il nostro sì. sito, vedrete che i corsi abbiamo diverse sedi. Ah, perciò, fantastico. Sì, esattamente. Abbiamo fantastico. Sì Alessandria che ah ok, quindi siete certo, anche sì, proprio... Sì, sì, sì. Sì, abbiamo quattro corsi aperti in quattro posti diversi. Diversi. Perfetto, quindi sì, per sì. tutti. Ma lì ci sono tutte le informazioni del certo. caso. Ottimo. Massimo e Margherita, grazie mille, è stato davvero molto interessante. Io sono stata contenta di avervi ospitato questa sera. Grazie ancora e buona serata. Grazie a te e grazie a tutti. Live Social.